Ciao a tutti, ho deciso di spendere qualche minuto per registrare questo video dove parleremo dei cavalli in adozione, perché negli ultimi mesi mi è capitato di postare diversi cavalli sulla mia pagina Facebook, sulla pagina Facebook della mia clinica, di cavalli in adozione. Quindi in adozione vuol dire cavalli che cercano casa ma che non si pagano. Quindi vengono dati da me insieme a un'associazione con cui collaboro in adozione a chi li vuole, li vorrebbe. Generalmente i cavalli che tratto io, che metto io sulla mia pagina Facebook, sono cavalli che conosco, cavalli che sono stati qua magari in riabilitazione, cavalli con cui ho lavorato, per cui ho lavorato. Sono generalmente cavalli trottatori che hanno finito la loro carriera agonistica, sono cavalli molto molto bravi. Per cui io sono molto contenta di dargli una mano da quel punto di vista lì, e che probabilmente se non venissero adottati farebbero anche una brutta fine, per cui ci tengo molto, per me è molto importante trovare per loro un'adozione adeguata. Per questi cavalli che ho messo sulla pagina Facebook ho ricevuto tantissime richieste, tantissime, e a tutte queste richieste ho sempre risposto, però mi sono resa conto che tantissime persone hanno una gran buona volontà, cioè quindi vorrebbero tantissimo adottare un cavallo, però in realtà non hanno veramente l'idea di come si dovrebbe gestire. Per cui io ci tengo a parlarne in questo video perché sia molto chiaro a tutti che io non voglio essere maleducata, ma che se non do il cavallo, o comunque se a un certo punto insomma, ho le mie ragioni per non voler andare avanti appunto, con i contatti, o comunque con il rapporto epistolare con cui ho con queste persone, perché per adottare un cavallo ci vogliono determinati requisiti, e i requisiti principali sono un minimo di esperienza, perché i cavalli non sono cani, e anche per un cane grosso ci vuole esperienza, però i cani piccoli magari li può prendere chiunque, il cavallo no. Ci vuole un minimo di esperienza, ci vuole la buona volontà, perché è impegnativo da matti, un cavallo è impegnativo, mangia più volte al giorno, bisogna dargli il fieno, bisogna stare attenti, bisogna curarlo come si deve, per cui se uno non ha tempo, non ti dico che non deve andare a lavorare per guardare il cavallo, ma se non ha voglia e non ha tanta passione, e la passione che ci vuole per dedicargli il tempo necessario, diventa un problema. Poi un altro requisito fondamentale è lo spazio. Per spazio intendo paddock adeguati di misura e uno spazio coperto, che può essere un box o una capannina, ma la capannina coperta su tre lati perché comunque devono avere un riparo, soprattutto d'inverno e anche d'estate, perché quando c'è caldo gli insetti, i cavalli devono potersi riparare. Quindi un altro requisito fondamentale è che i cavalli in adozione non vadano a stare da soli, perché i cavalli sono animali da branco. Sono animali sociali, hanno bisogno di stare in compagnia dei loro simili, per cui è molto difficile che io dia in adozione cavalli a gente che li tiene da soli in uno spazio magari anche piccolo. Quindi spazi adeguati, spazi coperti per potersi riparare, amici con cui condividere la vita e persone che abbiano buona volontà e tempo, minimo di tempo da dedicare a questi cavalli. Questo sono i miei requisiti che io richiedo. È molto importante che i cavalli in adozione vadano a star bene, perché io non voglio riportarli a casa. Noi li facciamo adottare attraverso un'associazione, ci sono dei moduli da firmare, se i cavalli non stanno bene vengono riportati a casa, se gli adottanti non li vogliono più vengono riportati indietro e si cerca una nuova adozione. Generalmente non ce n'è bisogno, perché sono cavalli veramente bravi, adatti soprattutto a fare passeggiate e trekking, perché i trottatori sono bravissimi. Non è vero che non galoppano, galoppano, bisogna insegnarglielo, ma ragazzi, sono cavalli che vengono dati in regalo, un minimo, così, un minimo di lavoro e di impegno bisogna mettercelo. Se gli si insegna e se gli fa, ci si fa soprattutto gli si fa capire che se galoppano non vengono puniti, cosa che succedeva quando dovevano trottare in pista, non hanno nessun problema per farlo, cioè galoppano, i cavalli galoppano tutti. Chiaramente il trottatore fisiologicamente e fisicamente è costruito per trottare, per cui la sua prima andatura è il trotto, però generalmente normalmente lo fanno senza problemi di galoppare. Per cui questo volevo dirvi. Quindi
quando le persone hanno i requisiti giusti, vengono prese in considerazione per un'adozione. Io ci sto molto attenta, non voglio che questi cavalli vadano a star male o comunque tornino indietro dopo poco. Se posso evitare che vadano a fare la scuola ai bambini, sono più contenta, cioè perché hanno comunque già dato tanto, ci cioè hanno dato tanto in pista e quindi, poverini, hanno bisogno di una casa come si deve. Questo volevo dirvi, farò questa pagina dove metteremo tutti i cavalli in adozione, non saranno tanti quelli che gestisco io, per cui, però voglio dire, avrete la possibilità volendo di iscrivermi a una mailing list, quando ci saranno dei cavalli vi manderò volentieri una mail. Chi adotta un cavallo attraverso di me, o attraverso il mio blog, attraverso la mia pagina Facebook, insomma chi adotta un cavallo con me, verrà da me seguito, cioè qualsiasi cosa io ci sarò sempre, qualsiasi domanda, qualsiasi, cioè io sarò, ci sarò sempre per questi cavalli, perché comunque mi sento molto responsabile per questi cavalli. Vi ringrazio di avermi ascoltato, per qualsiasi domanda non esitate a farmela. Grazie, ciao.